Sono Gioacchino De Chirico, mi occupo di editoria da molti, forse moltissimi anni. E il libro che ci presenti oggi è? La verità che ci riguarda, di Alice Urciuolo. Ma allora, le scritture. Alice Urciuolo è una talentuosa scrittrice, molto giovane, non ha ancora raggiunto i 30 anni, che ha già pubblicato qualche anno fa un libro di grande successo che è arrivato nella dozzina del Premio Strega, che si chiama Adorazione. Il libro allora era ambientato nell'ambiente giovanile della provincia di Latina. In questa occasione ambienta questa vicenda in Ciociaria. Le protagoniste sono due donne, una mamma e una figlia. La figlia ormai è grande, quindi la mamma si sente un po' disimpegnata, ma nel senso migliore del termine, no? Rispetto alla figlia, e cade in una specie di tranello, cioè incontra uno di questi guru che ha fondato la Chiesa della Verità in una collina poco distante e che abbindola le persone, le manipola, le porta dentro questa chiesa e decide di seguirlo. E naturalmente questa cosa turba molto la figlia, che pensa però di essere immune. E parte allora per Roma per costruirsi una vita tutta sua. Che succede? Lei cade nelle braccia di un fidanzato manipolatore quanto il prete finto della Chiesa della Verità. Queste due figure, questo è molto interessante, ci raccontano di uno studio, di un lavoro fatto da Alice proprio su questo tema della manipolazione. Ora, la manipolazione è legata in parte alla dipendenza, ma la dipendenza è legata anche ai rapporti d'affetto, di amore. Cioè, in qualche modo, quando io mi affido a una persona, dipendo e amo che lei dipenda da me, entro certi limiti, per carità, però questo è nel conto delle relazioni, una qualche reciproca dipendenza. In questo caso diventa la base di una manipolazione che crea sofferenza, da cui è difficile liberarsi. Allora, proprio questo è il tema del libro. Come ci poniamo noi di fronte a delle proposte che sono di cura, apparentemente, di affetto, ma che in realtà nascondono l'operazione, il piano di qualcun altro di non prendersi cura di noi, ma di prendere possesso di noi. Con un altro aspetto molto importante, ed è il tema della verità. La verità che è la Chiesa della Verità per il manipolatore e che è la verità della realtà delle cose per la figlia Milena, è una verità che non è così semplice individuare e soprattutto mostrare a chi ne viene soggiogato. È possibile, magari anche attraverso la lettura stessa, educare a distinguere tra il bisogno di connessione, che magari è sano, e il rischio di manipolazione? Io penso di sì. Credo che sia molto utile in questo periodo, intanto per motivi legati alla maturazione delle persone. Se io sono avvezzo, sono abituato, ovvero conosco qual è la forza di una relazione amicale, per esempio, a scuola, a un certo punto, se tu mi chiedi troppo, in maniera un po', anche se apparentemente ingiustificata, o troppo poco perché scappi, e questo c'è già qualcosa che fa scattare un campanello. La manipolazione è anche questo, eh? Non è che la manipolazione semplicemente ti inculca un'idea, no, è quello che ti faccio fare cosa che voglio io. Ci sono anche delle dinamiche di dipendenza affettiva e di manipolazione più o meno consapevole all'interno della famiglia stessa? Hai voglia? Però lì ecco, la storia è più complicata. Allora, in comune, queste nostre manipolazioni rispetto a quelle della famiglia hanno il fatto che all'inizio il gancio è l'amore. Lo vedete anche certe sette che vanno in giro per Roma. Sono persone che non stanno mai da sole, hanno sempre qualcuno vicino, non hanno mai il senso dell'abbandono e della solitudine. Nella famiglia questa cosa naturalmente è possibile, però nella famiglia il gioco è un pochino più alla pari. Nel senso, puoi aprire dei conflitti anche forti. Tu devi andare, devi emanciparti. Se ci sono ostacoli di tipo manipolatorio, volevo che studiassi medicina e invece hai fatto il cantante, e magari la tua vita è un po' distorta, però te la cavi. Siamo alberi come ulivi, come certi alberelli, tutti contorti della pianura.